Salve a tutti! Salve a tutti, carissimi! Parleremo oggi di Howard Phillips Lovecraft, nato nel 1890 e morto nel 1937. Phillips Lovecraft, spesso citato come H.P. Lovecraft, nacque a Providence il 20 agosto del 1890 e morì a Providence il 15 marzo del 1937. È stato uno scrittore, poeta, critico letterario e saggista statunitense, riconosciuto tra i maggiori scrittori di letteratura horror insieme ad Edgar Allan Poe. Veniamo alla vita. Lovecraft nacque il 20 agosto del 1890 a Providence, nel Rhode Island. Era l'unico figlio di Winfield Scott Lovecraft, rappresentante per la Gorham Silver Company, una ditta di argenteria, e Sarah Susan Phillips, secondogenita di un proprietario terriero in declino. Il padre impazzì quando Howard era molto giovane. Dal punto di vista degli studi, Howard abbandonò gli studi nel 1909 e raggiunse, diciamo, la licenza liceale, perché più tardi non riuscì a proseguire gli studi in questo senso. Quindi c'è questo aspetto di Lovecraft che non riesce praticamente a finire gli studi. Cerca di compiere degli studi di chimica, ma ben presto è costretto ad abbandonarli via corrispondenza. I suoi interessi vanno già da principio verso la letteratura gotica. Abita una bellissima casa, la casa del nonno. Poi invece perderà anche il nonno e quindi sarà costretto ad un modesto appartamento. E suo nonno appunto era appassionato di letteratura gotica, per questo motivo Howard raffinerà già da subito i suoi interessi. Diciamo, bisogna introdurre nella vita di Howard il tema della psicosi. Quando Lovecraft aveva 3 anni, nell'893, suo padre cominciò a manifestare i sintomi di una psicosi acuta in un hotel di Chicago dove era in viaggio d'affari, farneticando di aver ricevuto insulti da una cameriera e che la moglie era stata aggredita. Ricoverato al Butler Hospital di Providence, vi rimase per il resto della sua vita, fin quando, colpito anche da una paralisi, morì di sifilide quando Lovecraft aveva solo 8 anni. I magri notturni. Ecco, gli incubi di Lovecraft quando morì la nonna si acuirono e divennero sempre più tremendi, immaginando queste creature notturne che lo venivano a disturbare, come gli incubi e i succubi della tradizione letteraria nostra. Quindi queste creature stimolarono, diciamo, la sua fantasia, questi esseri senza volto e da un aspetto demoniaco. Lui li chiamava Night Gaunts, creature senza volto che inseguono i dormienti. La cosa interessante, appunto, è il parallelismo con la scienza. In questo periodo si sta studiando appunto la fisica quantistica. In questo periodo si scopre la teoria di un multiverso, quindi della possibilità dell'esistenza di dimensioni parallele, quindi questo è molto bello, è molto interessante da tutti i punti di vista e soprattutto va in parallelo con gli studi di Einstein e degli altri fisici molto importanti che parlavano della possibilità di creare mondi appunto affini, dimensioni parallele. Infatti questi abitatori della notte provengono da altre dimensioni. E qui si svilupperà il tema successivo dei grandi antichi e degli dei esterni, cari molto a Lovecraft e alla sua fantasia. Ecco, i magri notturni potrebbero aver ispirato anche la figura dello Slenderman, questo mostro, diciamo, tentacolare che arriva dalla rete del web, quindi lui non conosceva ancora internet e queste cose. Noi abbiamo perfezionato e portato all'estremo la paura appunto di una specie di contagio multidimensionale.
Come lavoro non ebbe mai un vero e proprio lavoro, collaborava per riviste specializzate e veniva pagato per i suoi racconti. Si può dire che però non era uno stipendio fisso, riceveva contributi dagli ammiratori. Non c'era ancora la professione dello scrittore, come adesso potrebbe essere Stephen King. Ecco, la conoscenza è un tema molto importante perché la conoscenza, secondo Lovecraft, porta alla follia, perché conoscere le vere radici dell'universo significa capire la malvagità stessa dell'universo. Ha una concezione pessimistica della scienza, non nel senso che la scienza sia un male, ma nel senso che la scienza può farti capire cose che poi ti faranno soffrire. Un po', insomma, come il tema di Frankenstein, dove l'inventore crea questo essere, ma poi questo essere gli si rivolta contro. Lui si accorge di aver creato un mostro e quindi fugge, ma il mostro lo insegue. Ecco, l'opera di Lovecraft è stata divisa in tre categorie da alcuni critici, anche se Lovecraft non fece mai riferimento a queste categorie. Ci sono i miei racconti alla Poe, i miei racconti alla Danseny. Ma ahimè, dove sono i miei racconti della Lovecraft? Lui non si riconosceva in nessuna categoria. Abbiamo storie macabre, dell'inizio, storie oniriche e il ciclo di Cthulhu. Diciamo che lui ha creato una cosmogonia come quella appunto di Tolkien, il Signore degli Anelli, con dei, divinità, semidei, umani e mostri. Il Necronomicon è importantissimo perché sarà il padre di tutti i libri maledetti, quindi l'idea che attraverso un libro si possono evocare nella recitazione di alcuni passaggi delle divinità e far aprire dei collegamenti tra i mondi, quindi creare quindi la possibilità che esseri di un altro mondo, esseri sovrannaturali, possano entrare in questo nostro mondo. Oppure appunto l'idea della magia nera e di tutto questo, quindi dell'evocazione di forze potentissime dall'altrove. Ecco un libro che sconsiglio, Rilegato in pelle umane, scritto con il sangue, darà avvio a tantissime leggende, tra le quali quella appunto della cinematografia più vicina a noi, dell'Armata delle Tenebre, della Casa, Ash vs. Evil Dead e tutto il resto, l'idea che appunto un libro possa aprire dei passaggi interdimensionali. Gli dei esterni sono divinità cosmiche, potentissime, che hanno creato i mondi, ma che nella creazione hanno perso la loro capacità intellettiva. Sono come, diciamo, nel videogioco il sistema che sviluppa il gioco, ma poi il gioco prende vita grazie ai singoli personaggi, che sono loro, che sono autocoscienti, come diciamo appunto sono gli umani che sono coscienti di se stessi, ma le divinità ormai hanno perso questa caratteristica. Leggendo l'opera di Lovecraft ci si rende conto che per lo scrittore di Providence le benevoli divinità delle religioni sono delle pietose bugie. Tutte le divinità dei miti sono infatti malvagie e indifferenti. Essi si manifestano come vere e proprie divinità, gli dei, oppure come incarnazione di alcune leggi cosmiche, anche se alcuni di essi vengono talvolta descritti con una precisa forma. Azathoth è il più potente degli dei esterni e viene descritto come il dio cieco che gorgoglia e bestemmia al centro dell'universo. Alcune leggende dicono che fu lui a dar vita all'universo, un tempo il suo intelletto eguagliava il suo immenso potere, ma un qualche evento ha causato la distruzione della sua mente. Yog-Sothoth è uno degli dei esterni e nonostante sia considerato contiguo ad ogni tempo e ogni spazio, è tuttavia esiliato dall'universo in cui abitiamo. È un guardiano della soglia che viene evocato, e voi non evocatelo, per aprire un canale spazio-temporale con l'altra parte dell'universo, l'altrove, il sottosopra o come volete chiamarlo. Nyarlathotep è il mediatore tra i mondi, è una specie di profeta. Gli dei esterni sono in un certo senso controllati dal diabolico Nyarlathotep. La loro anima, la loro interfaccia, il loro messaggero. È colui che
diciamo, si incarna in un essere umano e a seconda dei tempi si incarna in un profeta, in un veggente, in una figura che può guidare l'umanità, però sempre verso delle false divinità, sempre seguendo altri fini rispetto a quelli degli uomini. Quindi c'è una concezione pessimistica anche della religione come, diciamo, guida dell'uomo verso false mete e guidate da questo mostro tentacolare che può assumere anche forma umana. Abbiamo poi invece i grandi antichi, che sono creature extraterrestri dall'immenso potere, spesso di dimensioni grandissimi, colossali. Queste entità sembrano avere una forma fisica, ma essendo forme di vita provenienti da altre dimensioni spazio-temporali, non sono composti dalla materia a noi conosciuta. I grandi antichi sono adorati da culti blasfemi, i cui seguaci sono sia esseri umani sia razze non umane, spesso citate nei miti di Cthulhu. Queste antiche creature sono attualmente imprigionate sul nostro pianeta, si trovano nei fondali degli oceani, in città abbandonate, perdute, sotto la crosta terrestre, in montagne nell'Antartide, oppure in distanti sistemi planetari. Il motivo della loro cattività non è noto, anche se i vari autori che li hanno utilizzati avanzano delle teorie a riguardo. Vennero catturati dagli dei esterni per aver trasgredito le loro leggi, avendo abusato della magia nera. Oppure si esiliarono dal resto dell'universo di loro spontanea volontà. Per esempio abbiamo Dagon, un bellissimo racconto iniziale di Lovecraft in cui non si capisce più qual è la realtà e il sogno. Dagon parla di un marinaio che viene catturato alla fine della Seconda Guerra Mondiale da una flotta, una nave tedesca, e però trattato, insomma, come prigioniero di rispetto, lui riesce a fuggire e ad approdare su un'isola misteriosa. Al centro dell'isola vi è un gigantesco monolito istoriato di messaggi stranissimi provenienti da altri mondi o altre epoche che parlano di culti antichissimi, e dal fondo di questo monolito vi è una specie di baratro di abisso dal quale fuoriesce questa creatura millenaria, Dagon, un essere appunto serpentiforme, a forma di pesce, un ibrido mostruoso e gigantesco che fa impazzire il protagonista, che non distinguerà più la realtà dalla fantasia. Cthulhu è il principe di questi mostri, veramente gigantesco e titanico. Si tratta di un essere semidivino di proporzione e forza prodigiosa che risiede nella perduta città sommersa di Railè, nei pressi di Ponape, odierna Pompei in Micronesia, nelle rovine di Nammadol, in un sonno simile alla morte, nell'attesa che una congiunzione astrale favorevole ne consente il risveglio. Nei racconti del cosiddetto ciclo di Cthulhu, anche noto come miti di Cthulhu, l'autore e i suoi epigoni lo hanno definito come una deità blasfema, adorata da popolazioni degenerate, selvaggi e folli, connessa all'insorgere di incubi e il cui culto prevede atroci sacrifici umani. Cthulhu appare per la prima volta nel racconto intitolato Il richiamo di Cthulhu del 1928. Chissà se appunto questo mostro serpentiforme, proteiforme, ha ispirato anche appunto la creazione del famoso alien, può darsi, nell'inconscio collettivo si è sicuramente radicata questa idea. Ecco, ha avuto delle influenze veramente enormi questa mitologia, e basti appunto guardare questo video che vi consiglio di scaricare dal mio PowerPoint. Molto bello e interessante, è un premio di un videogioco in cui si fa vedere praticamente l'evocazione di Cthulhu da parte di alcuni cultisti che potete vedere qui. Vediamo se si vede il video. Diciamo che la parte clou è appunto l'evocazione di Cthulhu e la sua comparsa.
Mando un po' avanti. Assistiamo a una specie di evocazione e tra un po' comparirà il gigantesco e ciclopico Cthulhu, padrone del tempo, che come vedete si sta localizzando e tutto assume un'altra dimensione, un altro aspetto. Grazie per il momento, grazie per l'attenzione, ci rivediamo al prossimo video.